Primavera, una nuova conoscenza, l'insetto stecco. Un giorno mi hanno regalato un piccolo insetto stecco e io ora voglio farlo conoscere a voi. L'insetto stecco, piano piano, è diventato grande, fino a diventare adulto. E un bel giorno ha deposto le sue prime uova. Anche se la sua forma è simile alle uova, questa non lo è. È la sua cacca. Queste sono le foglie di rovo, il nutrimento dell'insetto stecco. Ecco le foglie di rovo in natura. E se guardate bene, troverete due grandi insetti tra le foglie. I cespugli di rovo si trovano anche qui a Rozzano. Basta osservare bene. Ecco un piccolissimo insetto stecco appena uscito dal suo uovo. Insetti stecco piccoli piccoli, a vari stadi di crescita. L'insetto per crescere fa delle mute, cioè lascia la pelle vecchia per crescere in una nuova. Qui si può vedere l'insetto appena uscito dalla sua vecchia pelle. Deve mangiare molte, molte foglie per crescere. Ed ecco che è diventato grande. Ora che è grande, gli abbiamo costruito una nuova grande casa. L'insetto stecco non morde, non punge, fa solo il solletico se lo tieni tra le mani. E adesso prova a indovinare dov'è l'insetto. E ascoltate bene. Ricordati sempre di rispettare la natura intorno a te e dei suoi abitanti, grandi e piccini.